Amici di Moto.it, benvenuti allo stand Moto Pomerini qua a EICMA, perché le novità sono strepitose. Partiamo insieme ad Alberto Monni, General Manager della casa italiana, con la Escape 1002. L'abbiamo già vista su internet, su Moto.it in anteprima, ma adesso c'è in carne e ossa, Alberto. Esatto, più che carne e ossa direi plastica e metallo. Acciaio. Esatto, acciaio. Ecco, è arrivata l'Escape 1002, che in tanti ci chiedevano e che in tanti avevano visto in parte in qualche spy shooting del passato, è stata ovviamente rivista e migliorata nell'estetica. Abbiamo deciso di mantenere il nome Escape, che è visto ormai il successo conclamato della sorella più piccola 650. Cattivissima puoi fare lei davanti, veramente molto cattiva, puntare molto forte. Alto, piatto da cariano se vogliamo, un po' in linea con quello che era l'Escape 650. E ne riprende anche la filosofia e le ricette, se vogliamo. Quindi, Non fuoristrada estremo, però un look molto fuoristradistico. Cerchi 19. Esatto. Posteriore cosa avete scelto? 17. Poi chiediamo conferma all'ingegnere, perché al momento non vorrei dire una stupidata, ma dovrebbe essere 17. Moto molto confortevole, come potete vedere dalla sella, quindi ovviamente che strizza l'occhio ai grossi viaggi, che è poi l'utilizzo principale con il quale viene utilizzata questo tipo di veicolo. Motore V2, attenzione, non è il motore bicilindrico derivato dall'Escape 650, è un motore tipicamente Morini. Motore assolutamente Morini, e l'evoluzione difatti si chiama Corsa Corta Evo, l'evoluzione del nostro 1002 che Moto Morini ha avuto in gamma nel passato più recente, è stato ovviamente rivisto in parte nella meccanica e molto nell'elettronica, corpi farfallati totalmente elettronici, e quindi consente di avere un motore molto prestante, ricco di coppia, esattamente come era il motore precedente, ma molto fluido anche ai bassi. Immagino cavalleria importante qua. Cavalleria importante, al momento stiamo finendo la fase omologativa. Ma dici sopra i 125, come indicato da scheda tecnica. Non andiamo alla ricerca delle massime cavallerie, anche se il motore potrebbe consentirlo a livello meccanico, anche perché l'utente tipico di questa moto predilige una grande coppia ai bassi medi regimi. È una moto che comunque impressiona nell'utilizzo, perché ti strappa veramente le braccia nonostante non abbia 180 cavalli. E poi vediamo anche i componenti. Adesso Luca sta inquadrando freni Brembo, pinze ad attacco radiale, doppio disco importante, cerchi, immagino tubeless, a vedere assolutamente l'innesto dei raggi sul cerchio con sensore di pressione, esattamente come era già sulla sorella più piccola. Quindi è stato replicato su questo, cerchio leggermente diverso nell'estetica, ma molto solido come l'altro, che ci ha dato assolutamente zero problemi in termini di affidabilità. Riesci a stupirci come l'Escape col prezzo e disponibilità? Ci proveremo, sul prezzo cercheremo di farlo, per la disponibilità... ma noi vogliamo sapere di più, Alberto, dice una fascia sotto i... Riesci già o è troppo presto? Non posso, perché sennò dopo diventa certezza. Ok, Alberto Monni non si... fare i miracoli... Non si sbilancia, ragazzi, è presto. Sull'arrivo invece, diciamo, sì, dichiariamo entro fine 2024, anche se... siamo sulla strada buona per eventualmente anticipare. E come dicevi, tanta coppia, ma quindi è stata ingegnerizzata e collaudata in Italia tanto? Assolutamente, come tutte le moto Morini, quindi tutta la gamma. Infatti nell'estetica è assolutamente una moto europea ed italiana in particolare, perché è stata disegnata nel nostro centro stile a Trivolzio. E anche a livello meccanico e tecnico, progettata dai nostri ingegneri, quindi un telaio totalmente nuovo. Qui nella vista frontale potete vedere il doppio radiatore laterale, che va a coprire sostanzialmente le doppie tasche del serbatoio. Il serbatoio è molto basso e questo consente di avere un baricentro molto più basso di quello che avevano precedente 1002. Una predisposizione radar? Tanto che la moto girava, sì, c'è la predisposizione, era già stata prevista a livello estetico. E in questa versione ovviamente non è ancora esposto, ma c'è possibilità di inserirlo in futuro. Fantastico. Avrà Alberto i blind spot invece, quindi ha possibilità di avere l'alert dell'angolo cieco. Senti, collaudi, dicevamo, in Italia, quindi collaudata, ma anche collaudata da gente un po' strana. C'erano dei collaudatori, esatto, collaudatori poco conosciuti, però dei quali ma sono bravi? Molto. Poi capiremo se ci abbiamo. Sono bravi questi collaudatori? Ecco, qua c'è un collaudatore poco conosciuto. Io sono dei collaudatori, Sei bravo. Io nasco come collaudatore. Ma scusa, Allora, in realtà io assomigliavo a un collaudatore di Moto Morini, l'ho fatto fuori, sono subentrato, loro non se ne sono accorti, così ho a usare tutte le moto senza comprarne nemmeno una. Matteo Viviani, uomo Moto Morini. Non lo sanno, pensano che io sia il collaudatore. Massimo Gustavo, comunque, Massimo, la moto va benissimo, l'ho collaudata di persona, certo. L'hai provata? Un'erogazione sicuramente senza pari. No, allora, la posso dire che me l'avete fatto provare? Sei qua apposta. Ok, l'ho provata, è una figata. Quello che posso dire è che è una figata. Qualcosa del motore, l'erogazione. Non te l'aspetti, perché ha un'erogazione, come dire, ignorante ma controllata. Cioè senti la potenza, ma però con quell'erogazione continua che non ti dà strappi.
Ho detto vabbè, la voglio. Loro mi hanno detto non puoi perché è un prototipo, da lì abbiamo litigato e ci siamo un po' allontanati, però oggi sono tornato. Fai te, arriva l'anno prossimo. Però tu hai fatto dei viaggi importanti con l'Escape 650, dove sei arrivato? Il posto più lontano dove sei stato? Beh, con l'Escape in Ucraina, penso. Hai capito, è andato in Ucraina, quindi la conosci bene. A gennaio. Bene. A gennaio. Perfetta, certo. Esatto. Uno quando va in Ucraina a gennaio. E aspetta la guerra, perché certo, la gente deve essere... Infatti. Quello migliore. Esatto. Però racconta ai possessori di XK che magari sognano la sorellona più grande, differenze di comportamento di un prototipo pre-serie ovviamente. Allora, chiaramente dovrei provare il 1200 e tutta una serie di condizioni dove non ho avuto modo, ora, a parte scherzi, di provarla. Direi che può ritrovare lo stesso carattere che ha l'Xcape con giusto qualche cavallino in più, ma poca roba, due o tre cavallini in più. No, però quello che a me ha impressionato è, nonostante la mole, perché è evidente che sia una moto più importante rispetto al 6,5, cioè l'estrema maneggevolezza, ci prendi confidenza nel giro di 10 secondi e questa roba qui non è scontata. Vogliamo provare anche noi. Grazie Matteo, ti lasciamo con l'Audi, allora vai sì, pure. Sì, perché ho da fare, perché posso perdere il tempo con gente. È stato veramente un gran piacere. Piacere, piacere. Vederla. Noi proseguiamo con persone serie come Alberto Monni, con le altre novità di Moto Morini, perché sono veramente grosse. Sei pronto Alberto, andiamo? Pronti. Vai. Questa qui di fianco... No, aspetta, adesso okay. Commentate qua sotto il video voi, noi andiamo, perché ci saranno altri video. Non te la, non te la carico. Dirmelo. No, adesso te lo dico adesso. Pensavo fosse una roba di 2 minuti. No, l'Escape è una. Ma okay. Luca, il prossimo video lo dedichiamo alla Milano 1200. Grazie Alberto e mi raccomando commentate qua sotto.